intervenuti al riguardo e non hanno neanche presentato emendamenti al riguardo, Presidente. Questa è la verità. Tutti zitti senza risolvere questo scempio. Grazie. Grazie a lei. È iscritta a parlare a titolo personale l'onorevole Sarti. Ne ha facoltà. No, allora, io ho una serie di iscritti a parlare a titolo personale, quindi ditemi voi allora chi. Ho iscritto a parlare l'onorevole Dell'Orco. Un attimo. Onorevole Sarti, mi dica, io ho degli iscritti a parlare a titolo personale. Chiedo se può intervenire prima la Presidente Ferranti, perché... Ha chiesto intervenire la Presidente Ferranti? Ah, non l'avevo vista, le chiedo scusa, onorevole Sarti. Prego, onorevole Ferranti. Magari, forse... Non sapevo che c'erano una serie di elenchi di iscritti a parlare. Ma io non l'avevo proprio vista, mi e scusi. E quindi, Presidente, no, ma infatti non ho insistito perché forse era bene sentire tutti. Io però mi preme rappresentare questo, che la Commissione nel Comitato di 9 ha valutato questo emendamento, i proponenti lo sanno. Ovviamente il principio di una ulteriore moralizzazione, perché sappiamo poi che queste devianze rappresentano reati e illeciti disciplinari, tanto è vero che nel caso di specie c'è stata anche la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, quindi parliamo sempre di devianze criminali in qualche modo, no? Che attengono, però è giusto che ci siano delle norme di prevenzione, che quindi delle regole che vanno al di là della deontologia. Però Presidente, l'aspetto che è stato valutato in commissione, quindi mi sembrava anche che i colleghi di 5 Stelle avessero percepito qual era poi il messaggio che abbiamo cercato di far passare in commissione, è che se c'è bisogno di regole che prevedano ulteriori incompatibilità rispetto a quelle già previste, non possono riguardare solo le misure di prevenzione, perché qui siamo nell'ambito delle misure di prevenzione, ma ovviamente abbiamo tutta la materia del fallimentare, abbiamo tutta la materia degli incarichi peritali. Quindi abbiamo detto, solleciteremo anche con un ordine del giorno di commissione il governo a prevedere in ambito della normativa dell'ordinamento giudiziario, è quella la sede, perché prevedere un'incompatibilità di nomina del parente, del giudice nel procedimento di prevenzione è qualcosa che è di abnorme, non serve a nulla. Quindi è questa la finalità, è ben riconosciuta, tra l'altro la risposta ai casi singoli non si dà con le leggi ma si dà con i provvedimenti, così un attimo, non si dà con le leggi nell'immediatezza, perché questa legge tra l'altro già era già in cantiere della Commissione Giustizia, non è stato il caso Saguto a portare questa legge in Parlamento. E tutte queste norme, anche di maggior rigore e anche prevedibilità del procedimento, trasparenza, confronto, specializzazione, vanno in quel senso. Era una risposta che già era pronta per il settore. Ma la risposta alle incompatibilità e alle nomine del marito, del parente, del cognato da parte del giudice tale dal dedali o del parente, dell'amico, dell'amico, quello non si risolve in questa sede, si risolve rafforzando il codice deontologico, il disciplinare e soprattutto prevedendo delle incompatibilità a livello di ordinamento giudiziario. Ogni cosa va fatta nel suo contenitore. Questa è la risposta che abbiamo dato in commissione e che mi sembrava opportuno riferire anche all'Aula, perché nessuno si tira indietro rispetto a una maggiore rispetto delle regole. La ringrazio. Allora adesso seguo l'elenco. Bene, onorevole Sarti, a titolo personale. Grazie Presidente. Qui siamo all'incredibile, perché tutte le volte che in quest'Aula c'è l'occasione di porre rimedio a dei problemi che non sono un caso singolo, perché oggi abbiamo parlato del caso Saguto, ma questo è un problema che potrebbe verificarsi innumerevoli volte, ed è ovvio che il Parlamento non interviene sui casi singoli, il Parlamento interviene laddove ci sono delle incompatibilità che non sono disciplinate attualmente dall'ordinamento e che invece noi vorremmo porre al sicuro, perché di questo si parla.
parla di precise incompatibilità. Noi abbiamo oggi l'occasione di fare, di approvare questo emendamento. Non capiamo perché tutte le volte che c'è qui in aula la possibilità bisogna rimandare, magari al governo, magari ad altre leggi, che poi puntualmente non vengono mai fatte. Quando si parla di conflitti di interessi è stato così. Quando si parlava di tantissime norme che noi abbiamo richiesto di approvare immediatamente, ci è stato sempre detto lo faremo poi. Un ordine del giorno non è e non ha la valenza di un emendamento. Questa è la sede opportuna, approviamo.